Ciao a tutti, ragazzi. Ciao Lauren. Fai livelli dal mondo. Ok. Ciao Claudione, è stato molto bello il recente video su Dylan Dog. Ma penso che in realtà il recente video. In questo commento mi sa che è stato rilasciato nel 2013. Però adesso è stato sbloccato. Si è riproposto. Più tardi? Più tardi? Più tardi. Che me frega a me delle. No? Quello dovrebbe essere più buono. Dario mi convince ad abbonarmi. Sono di Luca e ti voglio tanto bene. Questo dovrebbe convincerti. Claudio, ti piace Pirandello? Così queste domande. Mi piace questa domanda. Sì, beh, Pirandello lo. Lo sai che forse Pirandello. Sempre amato. Aspetta, no, seriamente, fammi dire questa cosa mentre muoio a Mario Maker. Aspetta. Allora, Pirandello. Soprattutto per il concetto. Cioè, risaputo dell'umorismo pirandelliano. Forse alla base di tutto ciò che mi fa ridere e che funziona, secondo me. Appunto nell'umor. Io non riesco a parlare mentre muoio a Mario Maker. Però avete capito, il concetto dell'umorismo. In che senso? Perché non è possibile che tu lo possa fare solamente con i pallottoloni Billy. Cioè il primo sì, ma il secondo ce la fai senza. Vedi? Ah, allora sono questo stupido. Aspetta, devi tenere sì, tenere premuto questo sempre e poi saltare. Va mentre bene, sei in okay, corso. Okay. Claudione, stai rispondendo troppo seriamente per questa chat. Sono d'accordo con Marcolino. Ah, vabbè, là, ditemelo. Cioè, Pirandello. Infatti, Ez ti ha detto che lo stesso che ti ha fatto la domanda ti ha detto: Claudio, ma io volevo una risposta poco seria, sono deluso. Ho capito, Ez, però così mi mette dell'agitazione mentre io muoio. Ah! Vedi? Ah! Oh! Ma vaffanculo! Lario, mi convinci a farti il sub, quello del Prime libero al momento. Spartan 46117, il mondo ti vuole bene, soprattutto questo canale Twitch e il conseguente gruppo Telegram dove vengono condivise cose inquietanti ma alla fine geniali che ti possono soddisfare ogni giorno della tua vita. Dare un difetto e un pregio di Agnese, che è carina e piccolina. E qual è il diverto, scusa? Non ce ne sono. Amore. Dario, è successo un casino in cucina, non mi sembra. Dimmi. Racconta l'aneddoto della pernacchia. Sì, allora c'è un aneddoto, praticamente. No, ma poi offendi anche dei milanesi. No, vabbè, ma avevo bevuto così. Va bene, comunque. Ma che offesa, ho detto preferisco il sud. Beh, no, non hai detto proprio così. Comunque, allora, racconto. Amore, l'ho agitato per 6 minuti mentre te non mi cacavi. Stavo dicendo. Praticamente Agnese era esaltatissima, aveva mangiato i piatti tipici, la tarantella, aveva bevuto un paio di birre, insomma comunque era parecchio euforica. E io ovviamente so qualche rudimento dei gesti e degli spernacchiamenti, tra l'altro. Aspetta, c'è Super Mario Maker impostato del caso e quindi quando qualche napoletano schifa qualcosa fa puu, puu, oppure c'è la pernacchia quella. Questa qui sono gli spernacchiamenti, oppure chi t'ha mort, sempre nonna, sempre mamma, bucchina, insomma le so un po' tutte, grazie a Quarez38. Allora praticamente Agnese esaltatissima da questo eccesso di possiamo dire di meridionalità, sì, diciamo così, ha iniziato a fare Milano è una merda, Milano vaffanculo, milanesi del cazzo. No, milanesi del cazzo no, ho detto Milano. Milano merda, e poi ha fatto puh puh, e poi si è buttata in terra facendo questo. E in quel momento hanno girato l'angolo tutti i miei parenti che l'hanno vista. E una delle mie zie ha fatto... Oh, piano. No, ma guardi che, insomma, guardate si scherza, che Agnese era contenta, così cosa. Io cercando di celare le mie 2 o 3 birre, e insomma siamo andati via. Mi odiano. A un certo punto, lo usa gli altri.
stai lì. Ho proprio sbagliato, però. Oh, yes. Dario, bilancia la serietà di Claudio con un urlo. Vabbè, no, ma capito, ragazzi, non è molto allora, serio. Cioè, mi fate le domande, io serie, e poi volete risposte del cazzo. Ma che cazzo volete? Ma cioè, là andate a fanculo, ma che cazzo vuoi? Fate le domande cazzone, io vi dico se la raggio è pisellabile. Ma se poi mi chiedi, ah, ma hai visto Chernobyl? Chernobyl è bella, ma te la fa più a male. Se mi fai quella domanda, te la faccio più a male. Perché Chernobyl mi fa più. Sto non mi posso levare la maglietta. Perché le. È quello che ti dicevo. Perché essere. Adesso capisco che il problema di Twitch è questo. Claudione urla, si va a letto. Si va a letto! Dai, sì, dai, ci dai, sta, ci siamo, vediamo adesso. Mannaggia la vostra puttana ladra! Dario, a quando la rinoplastica? Agnese però, dicono. Non lo so, la rinoplastica costa tantissimo, io volevo almeno rino filler. Boh, non lo so, prima del matrimonio sicuramente, se no non mi sposo. Ah, sì? Sì, io non mi sposo col naso così, basta. Hai capito? Cioè, te lo dico, basta. Ti sei fuori di testa. Di testa, però è così. Sì, però Agnese dovrebbe tornare stasera a ore di cena. Agnese innocente è il mio amore piccolino. Ci farò presto un bambino, anche se lei non vuole, no. Dario, sono a un compleanno, saluto a tutti con un bell'urlo. Questa è una domanda seria, ma risponderei seriamente a Bernardo. Tre domande per Claudio. Hai mai avuto nostalgia di YouTube? Che fai adesso? Che ne pensi di Dario? Andiamo con ordine. Hai nostalgia di YouTube? No. Immaginavo. Cosa fai adesso? Sarà pacchia, ragazzi, ma è una bomba non dover aprire ogni giorno le cose per no? Insomma, hai capito? Sì, sì, dipende. A me piace ancora, per esempio. Poi magari mi romperò il cazzo fra due anni. Porca pupazza ladra. Poi la seconda che era? La seconda. Che cosa fai adesso? Che cosa fai adesso? Che cazzo non la ve ne frega voi cosa faccio adesso io? No, è vero, lo dico. Faccio regista. Faccio la radio. La radio, Radio 2. E soprattutto. Di quando mangio, ci sei. Mangio. Ah, beh, se volete sentirmi, il programma è molto divertente. Anche faccio il programma con Magalli, ragazzi. Con Magalli, con Michele Mirabella. Non so se qualcuno ha mai visto Michele Mirabella di voi. Ragazzi che seguite Dario, ti ascolta, guarda, Raviola la ricotta, ha detto sei bravo. Beh, Raviola la ricotta, sono molto felice, potrei anche citarti nel mio programma perché con questo nome Raviola la ricotta te lo meriti. Luca Sale dice e spara la sta Madonna, Claudio. No, invece vi voglio adesso, dovete donare dei soldi perché sennò io non la sparo, capisci? Quindi no, insomma, bestemmia per soldi è tosta. Non l'ha mai fatto nessuno, più o meno fatto. Può darsi, certo, donate 8 soldi. E poi la terza domanda di Bernardo è: cosa ne pensi di Dario? Beh, Dario, ho ascoltato tutti i suoi dischi, secondo me i primi sono i migliori perché comunque. Wow! C'ero quasi! E poi di Bernardo ti sempre lo stesso. Oh, basta, di Bernardo, non è che stiamo qui per te. Due pregi e 57 difetti di Dario. Sai, io potrei veramente farcela. Sì, aspetta. E allora, due pregi. Beh, il primo pregio è che è appassionato. Di quello che fa, cioè nel senso tipo veramente non riesce a non andare a fondo delle cose perché, grazie a Nico Monomononetti. Grazie Nico, sei veramente un grande, poi capito. E quella è una cosa che. Salta, zia, devi saltare. Ah, saltare perché sennò lui mi fa così. Sì. Però anche altra gente non sapeva che li faceva così. E il secondo pregio è che è amico di Claudio Di Biagio. Questo è un pregio che non è. Cazzo, sei riuscito a essere egocentrico anche nell'elencare dei miei pregi. Certo. È incredibile. Mannaggia. Magari non gli devi andare in bocca. Tana ladra. Non va bene il mio naso. Ora lo potete guardare da vicino. Guarda come scema. Guarda. Quanto è ritardata. Guarda. Amore, ti levi dal cazzo. Vedete quanto vedono quanto sei idiota. Ecco cosa vedono e fanno anche bene. Dio e poi Madonna, Dio. Comunque ce l'ho. Vabbè. La gobba, basta. Hai la gobba, attento al gattino. Lo vedo. Bam, bam, bam. Mi piace il Paolo, ma senza glutine te lo giuro, sì.
Sono venuto qua insieme a te. Mi avevi detto che c'era un ottimo bidet, ma non mi sembra proprio, no, forza. Senza glutine io mangio la pizza, ma senza di te, perché sei una persona molto impaziente di mettere le olive sopra di te. Ti piace sembrare un olivo gigante da vendemmiare, anzi no, quella è l'uva, scusa, per fare il vino bisogna togliere la lattuga di lì sotto, andare in Russia a farsela sotto, nel vedere Putin con fucile spianato, io mi son fatto male al palato, col canna del Gerdò Mazdok. Che palle questa storia, Cristo Dio. Dario, sinceramente... Claudio, sinceramente, secondo te Dario sta perdendo seriamente i capelli? Fai idea? Aspetta, fammi lo dico subito. Perché in realtà è una cosa che... A me tutti i parrucchieri che mi hanno visto hanno detto di no, però... Vedete. No, zio. No, sei uguale. Perché tu invece hai paura? No, no, è loro che mi pigliano sempre per il culo. No, la chierica non ce l'ho nemmeno morto. Un po' di chierica ce l'ho. No, non ce l'ho la chierica. Ho visto un po' di chierica. Però ragazzi, va bene così. Voi quando vedete un amico che soffre... Dovrei andare dentro? Sì, stai sbrigando. Wow, wow. No! Beh, tanto dovevi diventare piccolo per forza, però non morire. No! Che bellezza. Chi è che vuole farci un tiro da sogno con Ken? Mi serve la nuova Barbie. Io ho la vecchia Barbie, non so dove mettere, ma ve la faccio vedere. Nel culo sarebbe la risposta. Dai, che c'era un attimo di lobby. Dio e poi Madonna! No. Eccola. Se qualcuno vuole la Barbie di Toy Story 3, mi faccia un fischio. Gliela do. Dario, il tuo Digimon preferito è Apemon, Wizardmon o Skullmamotomon. Non ce ne sono di più fighi. A me piace Gnagmon. Dario, dove posso recuperare il manga di FCLC? Ma perché devi recuperare il manga? Recuperati la serie. Questo dito medio tutto nel culo mette! Si scherza, però devi recuperare la serie. Pigliati il Blu-ray inglese. Dario, sono un po' triste. Mi tiri su? Ah. Dario, come fa il padre Pongo? Samme le fobile che le fanno come ama! Ma è vero che Dario è a riporto? No, a riporto no, c'ha la chierica. Quella sì. Non c'ho la chierica, Dio e poi Madonna. Addio e poi Madonna, come la vogliamo catalogare? Come... Prima mi hai dato una spiegazione che aveva senso. Sì. Me la rispieghi per fuori, così almeno Twitch in caso non ti banna. Ma non è che... Ma perché non è che mi banna per il Dio e poi Madonna. Dio e poi Madonna è accostare Dio e la Madonna insieme, sono una grande famiglia che tra l'altro fanno parte dello Spirito Santo. Com'è? Quindi è Dio e poi Madonna, posso dirlo? Sì, Dio e poi Madonna. In quei prati c'erano molte pannocchie, io le ho colte per te. Ci ho fatto le pannocchie in padella, rivestendola di burro. Rivestendola di burro, te l'ho fatta gustare assai. Ti piace molto, pannocchione? Tutta bruciata anche di lato, prendo un treno e me ne vado. Me ne vado verso terre lontane dove c'è l'amore. Finite. Dario, ma ci sei nato insieme a quella colanina? Praticamente sì. Ah, io o il boh. No, infatti un attimo di Pippo. Si fa per ridere, ragazzi. No! Perché ha fatto questa cosa? Non è normale che faccia questa cosa! Oh! Stai entrando già nel mood. Vero, piano, lo so. Conosci la storia di Jason Bourne? Non no, il film. No, non il film, non il film.
è un utente pazzo che ogni tanto passa da qui e fa delle cose incredibili. Sì, avevo tanti capelli, non mi rompete il cazzo, Cristo Dio, che quando li perderete voi e perderete soprattutto la polvere, sì, la polvere, ho letto polvere, quando perderete la potenza sessuale soprattutto, io sono lì a aprire la porta e dirvi, perché cazzo non ti si rizza? Stai attento, qui va rizzato, No, hai fatto un erroraccio. Te lo faccio. Più che altro sono veramente, veramente stanco e, cioè, sto sudando un po'. Dai, lo completo. Comunque ragazzi, fate a modo, vi abbraccio e ci si vede domani se riesco con un nuovo live. Fate a modo. Domani no. Perché domani partiamo con le ferie, vero? Sì. Sì. No. Sì. Dobbiamo andare alla festa del cacciatore. Ma ci si fa a fare una live, amore, o via. Bisogna andarci alle 6. Ciao raga, scusate se non vi ho cagato. No. No. E niente, se ti fai vedere non rompi il cazzo. Devo lavorare. Fatti vedere. Saluta. No, la chierica, non mi rompete il cazzo. Guarda, c'ho la chierica. Beh, palesemente, guarda, aspetta. Guarda, aspetta. Dov'è? Eccola. Ma dov'è? Vabbè, cazzo, se mi spanica. Buco! Non c'ho niente. Sì, è buco. Non c'ho una sega. Vuoi la chierica del cazzo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, fate a modo. Ciao. Oddio! Sono un gay! Hey! Scherzo.